Guarda, ci scommetto quanto volete che la maggior parte di voi non si aspettava questo video. Dopo così tanto tempo, probabilmente chi si ricorda di questo video, o se ti sei iscritto o se ti sei dimenticato. Comunque, salve a tutti, bentornati a Kirby's Nightmare in Dreamland. Era da un po' che dovevo fare questo video. Ho fatto una quick play tanto tempo fa. E è il momento di chiuderla. E in questo video vi mostrerò il resto che c'era da mostrare per quel gioco. È probabilmente una delle cose che dovevo chiudere da più tempo. Quindi le cose che vi mostrerò in questo video sono i minigiochi, che sono diversi dalla versione per NES, per NES. Hanno fatto dei minigiochi completamente nuovi. Nell'avventura si usano per racimolare vite extra, qua si possono giocare così, anche in multiplayer se riuscite a collegarli. E resiste ai boss, che di per sé sì è un minigioco. Beh, quindi partiamo con i minigiochi, partiamo. Beh, sono tutti minigiochi, quindi partiamo, let's go, duello rapido. Divertimento monodose. Questo c'era un equivalente simile, mi sembra, nella versione originale. Forse farò tutti e tre i livelli. Devo premere A quando appare il punto esclamativo. Spero che sia abbastanza il mio tempo di reazione. Ehi, ruotaccio, come fai a tenere quel bastone? Perché sto giocando su Pinnacle, ebbene sì, ho resuscitato Pinnacle per registrare questa cosa. E boh, forse c'è un pochino di lag. Sì, c'è di sicuro perché. Ok, no problem. Niente, non riesco a battere King Dedede neanche a livello 1. Non so se il lago, se semplicemente non sono in grado, ma. Immagino che col 22 siano tipo i centesimi di secondo di reazione. E non riesco a fare meno di 19. Sono riuscito a pareggiare King Dedede prima. Per puro caso. Non riesco. Vabbè, questo era. Questo era il duello rapido, I guess. Bomba pazza. Colpisci la bomba con la padella. Questo non me lo ricordo. Ah, sì, è tipo tennis, no? E chi la fa cadere muore, giusto? Mi sembra. Sì, un errore uguale morte. Dopo vengo sostituito da quello strano coso. Sì, me lo ricordo. Quel creepy coso. Sono i mostri che danno l'abilità palla, giusto? Voilà. Questo sono capace di farlo. Vincitore! Proviamo il livello 2. Sì, questo è divertente anche in multiplayer. È come quei giochi dove ci si passa la cosiddetta patata bollente. Solo che la patata non esplode. No, cioè, la bomba non esplode finché qualcuno non sbaglia. Ah, shit! Quindi può andare alla lunga volendo. Sorry, Kirby. Premo il livello 3. Hardcore, subito. Ah, oh, fuck! Ok, Kirby, Kirby. E riproviamola. I'm sorry. Fuck, what? What?
andando un pochino meglio. Oh, whatever. Beh, non riesco proprio. Sono molto... O sono molto più facili quelli di Kirby 64 o... Boh. Corsa scivolo. Ok, qua dovrei farcela forse. Premia per scivolare sulle barre, non farlo su quelle nere. Questo me lo ricordo come divertente. E bisogna tipo smettere appena prima della barra nera e partire subito dopo quando finisce per fare il risultato migliore. Sì, sono arrivato primo, ma non è un granché come risultato. Yeah! E loro hanno fatto più punti di me. Mi sento sleale in questa situazione. Ok. Oh, man. Ah, sono quasi arrivato primo. Vabbè, sono soddisfatto per il livello 3. solo minigiochi dopo tutto. Voilà. Anche se l'obiettivo, a dire la verità, non è arrivare primi. Cioè, giocando nell'avventura ottenete premi. Ottenete una vita per terzo posto, due vite per secondo e tre per primo. Più o meno lo stesso in bomba pazza, in duello rapido. Mi sembra che finché battete almeno il cuoco Kawasaki qualcosa ottenete. Poi c'è Dedede e poi c'è Meta Knight, che è il più difficile da battere. Ma non riesco ad arrivarci. Mi spiace, è più forte di me, letteralmente. E poi abbiamo Resisti ai boss, che beh, non è proprio Resisti, è batti i boss. Che sì, è classico battere tutti i boss. Resisti i boss, i boss sono tornati. Kirby deve affrontarli tutti 8 uno alla volta. Perché? Per chi combatti? Oh Kirby, che farai? Dunque, sfida i boss. Ho un metodo specifico con cui faccio la sfida ai boss. E tendo a fallire verso Meta Knight sempre, se fallisco. Wispy, beh, tendo a volere le mele in un certo modo. Perché se me la lancio male preferisco tipo ricominciare, roba simile. Voilà. Zero danni contro Wispy è già una buona cosa. Poi, contro Mr. Paint Roller. Mi sembra che si chiama così. Aspetto che mi dia un'abilità specifica di solito. Cerco di temporeggiare, visto che non c'è un limite di tempo. Finché mi dà l'abilità che voglio. Non è la bomba, anche se può tornare utile. Non è la nuvola? Vediamo se me la dà. Non è il Waddle di Fasullo. Non è l'ombrello.
Ah, non posso colpirlo dal basso se ho qualcosa in bocca. Eccola qua, la palla. Allora, la palla può essere considerata Uber in un certo senso, perché fa un sacco di danni, mi sembra. La usavo sempre per questo motivo. Soprattutto quando salta da un punto all'altro è impossibile che vi faccia danni. Se gli cadete direttamente sopra con la palla, potete subire danni. Ma in questa situazione no. E adesso, appena, in teoria, appena passa, dovrei ownarlo. Voilà. La palla torna anche molto utile contro questi due. Puramente per il fatto che due colpi per ognuno di loro sono sufficienti. Poi devo perdere qua la palla. Perché devo cambiare con Krako e prendere il Super Key. Non ho mai provato a salire senza Super Kirby. Forse sì, chi lo sa. Ma non è molto comodo e sicuro, per così dire. L'importante è evitare i nemici. Ora è un bel po' che non gioco a sto gioco, quindi non mi ricordo di preciso dove sono. A volte salgo fra questi due punti, così per sicurezza. Bam! E siamo a Krako. E Krako con Super Key, non mi ricordo come ho fatto nel Let's Play, ma cioè, è l'abilità perfetta per affrontarlo. Oh, come on! Forse il lag di Pinnacle che mi ha fregato. Di solito non subisco danni contro Krako. A meno che tipo non mi scontro per sbaglio con uno dei nemici mentre salgo. Vabbè, e ci siamo. Poi, tengo Super Key anche per la scavatrice. Dovrebbe funzionare, basta colpirlo con lo spigolo, tipo, evitare, chiaramente, le braccia spinate. Non mi ricordo se c'era una sfida ai boss prima, ma cioè nell'adventure, non credo. Ok, tendo a non usarlo quando non c'è il terreno, perché, beh, non è sicuro. Ok, battuto. Ora c'è la parte più difficile, quella dove tendo a perdere sempre, chiaramente, Meta Knight. Credo che non vi mostrerò di nuovo. Ok. Meta Knight più che altro perché non mi ricordo tutte le sue mosse. Oh, god damn it. Vorrei avere almeno due di vita. Shit. Uno di vita. Fattibile, ma. Ora sono contro Dedede e vi ridanno l'abilità che avevate prima di. Prima di. Meta. Prima di prendere la spada con Meta. Super Key è un'ottima abilità per affrontarlo. Tutto sommato, per affrontare Dedede. Posso bloccare praticamente tutte le sue mosse. Questa è la sua avanzata, così non è un problema. Martellata, bam, bloccata. Bam. Non mi ricordo se ho usato Super Key anche nella Let's Play. Perché è davvero un'ottima abilità in questo gioco. Ah, e sono morto. Shit!
Non dovrei essere così preoccupato in realtà. Perché questa fase è molto più facile della prima. E volendo posso batterlo tutto solo andando sul sicuro e saltando qualcosa. Oh man. Shut up, Leto, shut up. Ultimo colpo probabilmente in ogni caso. Oh! 10 minuti e 3. Man, ero un mostro da bambino o da giovane, adesso sono vecchio, man. 7 minuti e 55, come cacchio ho fatto? Vabbè, I did it! Sono un campione! Voilà! Mamma mia, che fatica. Bene, e questo penso che sia tutto per Kirby Incubo nella Terra dei Sogni. Vorrei essere più bravo ai minigiochi, ma non riesco, probabilmente. Non voglio dare per forza la colpa al leggero, impercettibile lag che ha Pinnacle Studio, perché io non me ne accorgo. Probabilmente influisce solo su quel gioco lì di premere il duello lì, ma... Vabbè, vi ho mostrato tutto, penso, finalmente archiviato questo gioco. Beh, grazie dell'attenzione e... Bye bye!